Ricordi è un poliziotto che lavora a Napoli all'inizio degli anni 30. È un uomo solitario, molto introverso, piuttosto triste, malinconico. Sembra dall'esterno, dall'interno invece noi sappiamo che lui ha una specie di maledizione, cioè lui vede i morti di morte violenta che ripetono le ultime parole che hanno pensato prima di morire. Questa cosa che lui non dice a nessuno, perché pensa sia pazzo, è quello che lo rende lontano da tutti quanti gli altri. Io ho scelto di raccontare Napoli agli inizi degli anni 30 perché è un'epoca bellissima, molto poco raccontata. È un'epoca in cui c'era molto entusiasmo, molta voglia di migliorare, molta voglia di risorgere dopo una crisi economica fortissima. E anche se c'era molta miseria, c'era anche molto entusiasmo. Quindi è un'epoca bella da raccontare, molto poco raccontata, perché il fascismo, che poi è diventato molto duro, molto forte, ha fatto in modo che noi dimenticassimo quel periodo. Allora, a me piace molto la letteratura latinoamericana del Novecento, quindi credo che sia vicina al nostro modo di intendere la letteratura, di scrivere, il nostro modo di raccontare le storie. E poi ci sono i grandi giallisti americani, come Ed McBain, per esempio, l'autore dell'87° distretto, ma anche Adley Chase, oppure più di recente Patricia Cornwell in Inghilterra, e anche altri grandi come Joe Lansdale e come tutti i grandi giallisti contemporanei degli Stati Uniti. Credo che la letteratura venga dall'America in questo secolo, in questo ultimo secolo. Sud America con García Márquez, Borges, Amado, L'Allende, e anche il Nord America con le short stories e con il giallo di nuova concezione. Le due serie sono riferite a due ambientazioni diverse, la città negli anni 30 e la città contemporanea. È cambiato molto, la Seconda Guerra Mondiale ha cambiato molto i due periodi, ha cambiato molto la città da un punto di vista morale, proprio l'etica della città. Quindi raccontare la città negli anni 30, raccontare la città di oggi è come raccontare due pianeti diversi, come raccontare due mondi diversi. C'è molto più egoismo e ovviamente più benessere oggi, c'era molto più famiglia, molto più comunità, ma molta più miseria negli anni 30. Quindi cambia anche il crimine, cambiano anche i delitti tra una cosa e l'altra.